Sì, credo che proprio la creatività, l'espressione creativa, cioè in qualunque forma si racconti, o attraverso la pittura, la letteratura, un film, la musica, ha sempre questo rapporto con la parte femminile, cioè con la parte oscura di te stesso, che qualche volta può essere rappresentata da una vera creatura, da una vera donna che si pone di fronte a te e ti invita a proiettare su di lei quello che tu non sai di te. Siamo alle Gallerie Bertoia di Pordenone per un'interessante mostra su Federico Fellini dal titolo Federico il grande seduttore. Si parla dell'universo femminile nel cinema di Fellini. Perché Fellini? Non solo perché compie 100 anni, ma perché è uno dei massimi visionari del cinema mondiale e non solo italiano. Federico Fellini ha creato un universo molto personale, un universo il suo fatto di sogni che ricorrono un po' in tutti i suoi film. Ma quello che ricorre costantemente dall'inizio alla fine è la figura femminile. Fellini stesso dichiarava: i miei film esistono perché esistono le donne. Era un campo lungo lì, quello... Sì, poi dopo ci mai detto, no, non guarda loro, e uno cambia, che c'è di male? Sì, me lo so tesoro, ma io sono delicata, allora mi sono... Delicata? Ma io non ti tratto con delicatezza? Sì, una delicatezza estrema. Allora, ma l'ho fatto come voleva? Fatto benissimo tesoro. Sì. Nella mostra, oltre alle fotografie vintage, che sono foto scattate e stampate all'epoca, cosa ormai rara, abbiamo anche in mostra il famoso cappotto di Gradisca dal film Amarcord, un prestito delle Sartorie Farani di Roma che hanno seguito la lavorazione di svariati film di Federico Fellini. È stato spesso accusato di avere una sessualità da oratorio maschile. Su questa cosa molti hanno scritto, fra cui Alessandro Carrera. La sua mancanza di un retroterra che non fosse fumettistico, la sua sessualità da oratorio maschile, la completa assenza di qualunque progetto culturale, la sua indifferenza a qualunque cosa che non fossero i suoi problemi di piccolo borghese. Ma Fellini mimava una zona della psiche nazionale che non era affatto segreta, anzi era ben visibile. La sua franchezza nel metterla in scena causava irritazione nel pubblico più sofisticato, così che Fellini veniva per lo più ridotto a uno dei tanti sintomi della ben nota immaturità storica del popolo italiano. Ma l'opinione di Fellini in merito a tale immaturità era ancora più severa delle accuse che circolavano nei suoi confronti. Fellini aveva dichiarato in termini tutt'altro che concilianti che erano state le forze combinate del fascismo e della Chiesa che l'aveva appoggiato a condannare gli italiani a un'eterna adolescenza. C'è stato un momento in cui tutto questo è venuto equivocato, perché si pensava che lui fosse una persona attratta, cioè, dalle grandi forme femminili, una specie di Casanova, E non era così, certo, era molto attratto dalle donne, moltissimo, ma era attratto dalla personalità, da quello che la femminilità rappresenta, no? Che lui ha sempre trovato molto esaltante la femminilità e gli ha dato sempre un grande valore. Nell'universo femminile un posto di primissimo piano è occupato dalla moglie Giulietta Masina. Si erano sposati giovanissimi nel 1944. E a proposito della moglie, usava dire Fellini, il nostro primo incontro io non me lo ricordo, perché in realtà io sono nato il giorno in cui ho visto Giulietta per la prima volta. Ho detto, fate dei salti venendo indietro, urlate, venite indietro come dei pecoroni. Non, guarda, non ti devi, tu devi stare qui, puoi muovere la testa. Capito perfettamente? Capito perfettamente, ma non ti devi venire in avanti, no? You have not to move when you think that you will be in the shot, because I know when you are in the shot. Just look at the camera. Un'altra prova, quei due broccoli a cui ho detto di saltare, perché non saltano? Saltate alti più che potete. You come here and say dance, Fortunato. When she's here and go down, you come to take him, to take her up and say to her, dance, Fortunato. L'altra volta, aspetta, non capisco. When Mr. Moro say fate coro, you go first. Allora, metti la musica. Siete. Azione Moro. Beh, stai lì, gente. Mettiti sopra, sdraiata. Sdraiata. Vieni qui, poi qui, aspetta un momento. Fai un segno col gesso. Aspetta, Menicu, ma non vedi che sta ancora lì, Santa Madonna? Ma no, insieme! Da capo, Jessica, scusa, che? Madeia. Ecco, vai magari, vai. Vai, come Jessica. Vai Jessica, svelta. Comincia ad andare, mi ricuccio. Cazzo del ballo è questo. Vatti a mettere seduta là. Sit down là. Dai, magari, forza. Stai seduta, sei antibagna, la prendi. Stai ferma lì. When you are here, you sit down, just to laugh. It's not, you have finished to dance, you laugh. And laughing, you stay, alza, get up with this. Non ci ho dato fastidio, no? Subito l'ultimo a posto, Magali. Qui devi fermarsi. Devo riposare un po'. Cosa c'è? Quindi, magari se tu lo fai qui, guarda, fai così, sei nascosta da questa cosa. Qui. che le devi fare. Ancora una, a posto, ancora una, a posto. Accendi, Remo. Vai. Ci sono 1000 motivi per vedere Ciao Federico di Gideon Bachmann. Vediamo subito chi era Gideon Bachmann. Nato in Germania nel 1927, ebreo, con la famiglia lasciò il paese all'avvento del nazismo. Crebbe e studiò negli Stati Uniti. Appassionato di cinema, curava tra le altre una rubrica radiofonica sul cinema trasmessa in tutti gli States. Aveva 30 anni nel 1957, quando a dicembre di quell'anno intervista per la sua radio Federico Fellini a New York, per l'anteprima americana delle Notti di Cabiria. 3 anni dopo, nel 1960, Bachmann si trasferisce in Europa e dopo un lungo peregrinare arriva in Italia. Nel 1963 segue la lavorazione di Otto e Mezzo, per conto di un editore americano, dove scatta circa 3000 fotografie. Qualche anno dopo, nel 68, a settembre, partecipa alla 29ª mostra del cinema di Venezia, che all'epoca aveva anche una sezione documentario, e Gideon vince il Leone d'Argento con Underground New York, un'indagine sulla nuova generazione di intellettuali e sui fermenti culturali newyorkesi di quegli anni. Era sui gradini del Palazzo del Cinema, racconta, al Lido, con il Leone d'Oro appena ricevuto in mano, quando lo avvicina un produttore che si congratula e gli propone di produrre il suo prossimo lavoro. Ma Bachmann non aveva un prossimo lavoro, però non voleva nemmeno perdere l'occasione. E sapendo che Fellini a novembre di quell'anno avrebbe cominciato a girare il Fellini Satiricon, propone un documentario sulla lavorazione del film. Nasce così, quasi per caso, involontariamente, quello che sarà il primo backstage della storia del cinema. Ciao Federico è infatti il capostipite di quello che diventerà nel corso degli anni un passaggio obbligato per ogni film. Avere un documentario che racconta la lavorazione e faccia conoscere dietro le quinte, i cosiddetti succulenti extra, come li chiama Nanni Moretti, che accompagnano oggi ogni film, sembra quasi scontato, non certo nel 1969. Ma Ciao Federico non è solo il backstage del film, è un lavoro a sé stante, un documento prezioso per conoscere il mondo felliniano, un raro imperdibile film nel film. Magari adesso tu sembra che fai, che lotti con loro un po' per volta. Ma tu devi cominciare a ballare da qui, magari, sennò sembra che tu voglia scappare via. No, io devo. Sì, ma fai così, poi quando sei qui comincia a ballare. Sì. Va bene? A posto? Vai. 364-60. Balla, fortunata, balla. Balla, fortunata. Balla! Balla, fortunata! Vieni a ballare! Alla 30ª mostra del cinema di Venezia, orfana dei premi, erano stati sospesi sull'onda sessantottina, viene presentato Fellini Satiricon come evento di chiusura il giovedì 4 settembre 1969. Era dal 1955, con il bidone, che Fellini non andava al Lido e l'attesa era altissima. Per la prima volta in questo film Fellini abbandona il suo vitellonismo autobiografico per avventurarsi in un viaggio nella storia, nella Roma antica, nella sconosciutezza, come l'ha definita lui stesso, una Roma arcaica partorita dalla sua inesauribile fantasia e concretizzata da quel genio di Danilo Donati, costumista abituale di Pasolini e qui anche scenografo, realizzatore dei bozzetti che disegnava lo stesso Fellini. Tutto per descrivere in maniera personale e quindi autoriale una romanità molle e orgogliosamente corrotta, in cui Fellini si aggira come un beffardo archeologo, scrive Claudio G. Fava. Nel corso della 31ª mostra del cinema di Venezia, sempre senza concorso e senza premi, dal 19 agosto al 1 settembre 1970, Gideon Bachmann finalmente presenta con successo il suo Ciao Federico. Quell'anno a Venezia è presente anche Fellini con i clown. Dopo la presentazione di Ciao Federico, Fellini toglierà il saluto a Gideon Bachmann per diversi anni. La sua contrarietà a Ciao Federico risiede sul fatto che il film riesce a catturare e svelare non solo l'atmosfera e la magia in qualche modo unica del set, ma anche metanudo il modo di lavorare del grande riminese, metanudo come dirige, come è lui sul set. Nel corso del film, infatti, lo vediamo che si incazza, dice parolacce, manda a quel paese un'attrice americana, per poi scusarsi e coccolarla con le lusinghe, insomma, un vero e proprio demiurgo. Io avevo le idee piuttosto confuse su quello che sarebbe stata la mia carriera, insomma, il mio mestiere. Pensavo di fare l'attore, pensavo di fare il giornalista, pensavo di fare lo scrittore, il pittore, il burattinaio, il cantante. E con tante possibilità così, se non contraddittorie, ma comunque diverse, non riuscivo a sapere esattamente quale sarebbe stata quella che avrei scelto. In effetti mi accorgo che oggi faccio un mestiere che è esattamente tutte queste strade che allora mi sembrava che avrei percorso con molto piacere, insomma. Infatti, tutti insieme? Ma mi pare di sì, insomma, fare un regista vuol dire appunto fare il giornalista, vuol dire fare il pittore, lo scultore, l'attore, quindi mi sembra che la professione che faccio, bene o male, non delude nessuna di quest'altre carriere o di quest'altre professioni che pensavo di fare finito il liceo.